Bene, lo scopo di questo tutorial è mostrare come sia possibile, utilizzando strumenti online e software libero, andare a costruire un PDF sufficientemente accessibile a partire da un documento PDF immagine. Il documento che prendiamo come riferimento è la direttiva sulla valutazione del settembre 2014. Immaginiamo di averlo già sottoposto, tra l'altro questo è stato anche oggetto di un video tutorial precedente, a un trattamento di riconoscimento del testo attraverso uno strumento molto utile online che è il Free OCR, www.free-ocr.com, che ci consente di uploadare PDF o anche altri file scegliendo il linguaggio italiano e poi dopo andando a recuperare l'effetto di questo riconoscimento dei caratteri. Il riconoscimento del testo avviene però pagina per pagina, quindi se noi abbiamo un PDF che è sviluppato in 7-8 pagine, occorre fare 7-8 passaggi, uno per pagina, e poi ricomporre il testo in un unico documento, tipo quello che noi troviamo qua a disposizione diciamo in LibreOffice. Bene, quello che vedremo adesso naturalmente vale per questo caso, ma vale anche per qualsiasi altro documento realizzato senza l'ausilio degli stili, ma utilizzando soltanto le barre di formattazione o la barra degli strumenti che hanno gli evaluatori di testi in alto. Questo porta magari ad avere un documento accettabile, però un documento non strutturato, un documento difficile da gestire. Vediamo invece il modo migliore per trattare questi documenti. Bene, la prima cosa che noi possiamo fare è quello di eliminare questi paragrafi vuoti che si succedono. Un paragrafo vuoto non è corretto, noi la spaziatura verticale l'andremo a garantire con gli stili. Paragrafo vuoto vuol dire dimmi una cosa, cosa? Niente. Paragrafo vuoto è un po' un controsenso. E come fare per eliminare questa sequenza di paragrafi vuoti? Ma probabilmente LibreOffice dovrebbe avere, io non lo conosco, un comando che consente di fare attraverso una ricerca di sostituisci un automatismo. Ma mi interessa adesso mostrarvi uno strumento invece online. Per fare questo andiamo a selezionarci il testo con modifica seleziona tutto. Se come in questo caso vedete che si interrompe come se fosse una sorta di sezione, noi andiamo a utilizzare lo stesso scorciatoio di tastiera che Ctrl A per andare a espandere la selezione, che vedete a questo punto arriva fino a fine documento. Poi Ctrl C andiamo sullo strumento online. Lo strumento online, editor di testo online, lo trovate molto utile al link www.dossier.net/utilities/editor-testo online. Cosa andate a fare? Andate a incollare in questa zona tutto il vostro testo selezionato precedentemente, ma poi vedete tutta una serie di funzioni, di comandi molto molto interessanti. Tra l'altro molto utile anche per andare a togliere le righe vuote che magari vi trovate, non so, in file.css, .php o quant'altro. Interessante è questo rimuovi tutte le righe vuote. Vedete che le rimuove in una frazione di secondo, poi andiamo, magari qua forse ne lascia uno, no, in realtà forse qua c'era un punto, c'era qualcosa che eliminiamo magari noi automaticamente. E andiamo adesso a riselezionarci il tutto e poi tasto destro copia, andiamo a rimettercelo nel nostro documento LibreOffice, Ctrl V. Ecco, vedete che non abbiamo più gli spazi vuoti. Bene, adesso possiamo lavorare, ma lavoreremo in che modo? Lavoreremo andando a strutturare il testo utilizzando gli stili, marcando le varie porzioni di testo secondo il significato che esse assumono nel documento. La prima cosa che noi possiamo fare è quella di cancellare tutto questo corsivo che si è portato dietro questo processo di trasformazione. Su con cosa lavoreremo? Prevalentemente con questo elemento, no? Questo menu a cascata, vedete che è quello degli stili. La prima
primo stile che utilizziamo, o meglio, il primo comando che utilizziamo è cancella formattazione. Ecco, naturalmente per funzionare bisogna avere il testo selezionato, lo seleziono, cancella formattazione. Ecco che viene già, tra l'altro, impostato in un modo corretto. Vedete che c'è una certa interlinea e c'è uno spazio tra i paragrafi sopra e sotto. E questo è l'elemento che noi gestiamo con gli stili senza usare poi gli invii o i paragrafi. Torniamo diciamo, proprio a quel menu a cascata usato prima e clicchiamo su Extra, in modo da avere visibile un box di grande aiuto per gestire gli stili. Noi avremmo ottenuto questa visualizzazione anche con formato, stile e formattazione. Bene, adesso possiamo cominciare a lavorare. Allora, proprietà strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione. Che cos'è? Ma questo è un titolo, è il titolo del nostro documento, lo marchiamo come titolo. Ecco, possiamo anche poi, se non ci piace il tipo di carattere o quant'altro, col tasto destro andare su Cambia. Ad esempio, non so, mettigli, non so, un carattere, una font molto utilizzata nei titoli, poniamo che possa essere Georgia. Con i titoli si prende qualche libertà di più rispetto invece alle parti di testo che devono essere di una rigorosa leggibilità. Andiamo a cercarci, ad esempio, Georgia, mettiamo, non so, un 16 normale e andiamo poi per quello che riguarda rientri e spaziature, digli che sopra il paragrafo non c'è nulla perché è il primo elemento del paragrafo, ma sotto lo spaziamo un bel po', diciamo addirittura 0,8 centimetri con interlinea del 120% in modo che siano un pochettino spaziate le righe. Ok, fatto. Ecco che abbiamo messo il titolo. Naturalmente potremmo anche togliere tutte queste serie di spazi aggiuntivi che non servono a nulla e correggere laddove troviamo degli errori del riconoscimento del carattere. Bene, adesso passiamo a tutta la parte visto, 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 considerato, che in realtà nel documento originale è correttamente messo con un allineamento della parte di contenuto e la prima riga che invece era un po' sporgente. Bene, ci selezioniamo tutto e beh, questo selezionare tutto possiamo anche non farlo, lo facciamo dopo, ma lavoriamo adesso su questi elementi. Come fare? Per fare questo noi creiamo uno stile apposito. E come si fa a creare uno stile apposito? Si va sul box, no? Su questa finestra, meglio stile e formattazione, si clicca in corrispondenza di nuovo stile dalla selezione. Lo chiamiamo, non so, visto, ad esempio, ok. E gli diciamo con il tasto destro cambia che caratteristiche deve avere. Allora, caratteristiche fondamentali sono legate ai rientri e alle spaziature. Noi vogliamo che sia rientrato, poniamo un 2,60 cm, poniamo prima del testo, la prima riga però deve essere allineata al margine sinistro, quindi lo facciamo negativo, meno 2,60 cm. Ecco, vediamo anche l'anteprima che è corretto, ma dobbiamo anche aggiungere la tabulazione che deve essere anch'esso di 2,60 in modo da ottenere l'effetto voluto e poi gli diamo un bel ok. Vedete che prima, il primo vista è stato sistemato. Beh, adesso però come si fa? Uno per uno tutti? No, gli stili servono proprio per automatizzare le operazioni. Selezioniamo tutta quella porzione del documento e gli diciamo metti lo stile visto. Vedete che in automatico abbiamo realizzato ciò che vogliamo e soprattutto abbiamo una modalità di lavoro che ci servirà anche altre volte. Mentre ci siamo, dobbiamo togliere qualche errore di riconoscimento del testo piuttosto che qualche doppia tabulazione. Lo scorriamo velocemente alla caccia, qui si vedono anche molto meglio, no? Ad esempio qui c'è un 1, 0, cos'è? Primo 10, deve vedere un po' che norma è, facciamo finta che sia 10. Poi qua andiamo ancora a sistemare questi invii erronei e vedete che viene tutto sistemato, direi, in modo corretto, anche considerato ci stava, se no, se non ci fosse stato, saremmo dovuti ritornare sulla modifica di quello stile, magari aumentando quello che sono i, diciamo, la parte riferita
ai rientri, no? Dove avevamo le trienti spaziature, no? Prima del test abbiamo messo magari 2,80 piuttosto che 3 centimetri. Bene, fatto questo, possiamo andare su Emana. Anche qui noi potremmo creare uno stile apposito. Adesso però per brevità, visto che si tratta di una parola sola, lo faccio usando la barra degli strumenti, ma però uno stile vuol dire che poi questo è riproducibile più facilmente in altri documenti. Quindi lo centriamo, vogliamo dilatare un po' le lettere, però non vogliamo fare una dilatazione, un espandere un po' con la barra spaziatrice, se no poi la lettura non è corretta con gli screen reader. E, M, A, N, A. Invece no, è emana. E allora lasciamo le lettere di fianco come parola scritta correttamente. Questo effetto, beh, questo effetto lo diamo come un formato di carattere. E utilizziamo che cosa per questo? Utilizziamo la scheda posizione, distanza, espanso, magari 3 punti. Ok. Vedete che non ci sono delle separazioni dovute alla barra spaziatrice, ma in realtà è un elemento di stile. Poi andiamo avanti. Nel testo, qui abbiamo ABC, beh ABC che cos'è? ABC è un elenco numerato. Andiamo sull'ultimo sottoinsieme di stile e formattazione, sulla scheda stile di elenco e gli diremo numerazione 1. Se viene numerato come 1, 2, 3, non vogliamo ABC, tasto destro, cambia ABC, ok. E vedete che otteniamo l'effetto voluto, peraltro anche apprezzando in questo caso la correttezza di scrittura, perché essendo un elenco preceduto da una frase, abbiamo i punti virgola prima dell'elenco numerato, il punto e virgola dopo, alla fine di ogni voce di elenco, tranne l'ultima che finisce col punto. Ogni voce di elenco giustamente inizia con la minuscola perché sono all'interno di una frase. Bene, adesso qui abbiamo queste proprietà strategiche che sono piene di... Chissà come mai sono saltati fuori questi segni tab di tabulazione, ma li eliminiamo perché ovviamente sono scorretti, ma riflettiamo sulla, diciamo, sulla struttura del documento a partire da questo elemento. Priorità strategiche della rotazione sistema educativo di istruzione e formazione, beh, di fatto è un titolo, perché poi dopo ha un suo contenuto, non è una frase, è un titolo vero e proprio, e allora lo marchiamo come titolo. Torniamo o al primo di questi sottoinsiemi stile formattazione oppure a utilizzare il vecchio menu a cascata e gli diciamo quell'altro era il titolo, questo è il titolo 1. Andiamo col tasto destro, cambia a dargli però uno stile, in particolare gli diremo che sopra il paragrafo, poniamoci, debbano essere 70 centimetri, 0,70 centimetri sotto 0,40. 70 centimetri forse sarebbe stato troppo. Interlinea 120. Ok. Quindi vedete che stacca di più dal contenuto che lo precede rispetto al contenuto che lo segue. Questo è corretto perché il contenuto che lo segue è parte del titolo che abbiamo appena marcato. Potremmo dire un'altra cosa. Proprietà strategiche della valutazione. 16 però un po' troppo, mettiamo 14, già che ci siamo. Carattere 14, ok. Ecco, la lettera maiuscola accentata. La lettera maiuscola accentata non si fa con due segni, due caratteri, non con la A e poi l'apostrofo. Su questo si era anche espresso molto bene l'Accademia della Crusca, che ormai da qualche tempo, diciamo, occupa un ruolo importante di divulgazione, no? Ha anche una pagina Facebook, oltre che tutta una serie di sezioni dedicate anche al mondo della scuola, con consigli, scritti anche con un linguaggio semplice e chiaro, proprio su alcune indicazioni, alcuni appunto approfondimenti sull'uso della lingua italiana. E ce n'è proprio una parte proprio sulle maiuscole accentate che vanno scritte con un carattere unico. Come fare? Scriviamo la minuscola e la trasformiamo poi in maiuscola con un comando molto prezioso che esiste in LibreOffice e non in altri laboratori dei testi, che mi consente molto facilmente di passare alla maiuscola. Ecco, poi proseguiamo.
Andiamo avanti nel sistemare altra parte del documento, qui riconosciamo degli elenchi puntati e andiamo allora a marcarli in questo caso come elenco 1. Perfetto. Poi proseguiamo e andiamo fino a trovare questo A1. In realtà qui c'è un errore di riconoscimento del carattere, autovalutazione. Beh, autovalutazione. Punto, a partire dall'anno scolastico, anzi senza punto perché noi sappiamo che i titoli non terminano mai col punto, ma come ho detto, beh, quello è un titolo. Allora, se vogliamo agevolarne poi la fruizione attraverso i PDF e attraverso anche un bel testo strutturato, lo consideriamo anch'esso titolo. Un titolo però di livello appena superiore rispetto a quello che noi abbiamo assegnato. Quindi se noi avevamo chiamato A titolo 1, A1 che è uno dei suoi, diciamo, sottotitoli, lo chiameremo, allora lo marcheremo meglio titolo 2. E titolo 2 però, un attimo, che bruttello che è così, allora andiamo ancora qua su titolo 2, di cui non abbiamo la possibilità di modificarlo, andiamo allora sulla finestra stile formattazione, titolo 2 cambia, e gli assegniamo, naturalmente un Georgia, 14 a questo punto, ma andiamo adesso a vedere rientri spaziature. Sopra nel titolo 2 gli mettiamo, non so, l'altro era 08, mi sembra 06, facciamo so, 05 e 03, poniamo. Dopo naturalmente vanno un po' tutti controllati, confrontati, ecco, mi sembra corretto. Con però carattere 14, vediamo quant'era questo, 14, no, non mi va bene 14, facciamo allora magari un 12. Vediamo se poi ci soddisfa. Se sono troppo simile al resto, magari lo mettiamo anche in grassetto. Ma no, va bene così. Ecco, e questo l'abbiamo sistemato. Poi proseguiamo con tutto il resto. Vediamo che qui non è una I, ma è un 1 ed è un altro elenco numerato. Quindi andiamo a segnargli numerazione 1. Attenzione che qua parte con la D, invece dobbiamo dirgli che deve lavorare con l'1, ok? E che deve partire dall'1 e non dal 4. Allora, tasto destro, ricomincia la numerazione. Perfetto. Poi A2. A2, beh, siamo ormai al punto di prima, abbiamo capito come funziona. A2, valutazione esterna della scuola, è sicuramente un titolo fratello del precedente, quindi titolo 2. Andiamo a cercarci gli altri, eccola qua, eccolo qui un altro, valutazione della dirigenza scolastica diventa anch'esso un titolo 2, poi vediamo anche questo, no, quelle sulle rilevazioni, naturalmente quando poi vediamo delle spaziature improprie le andiamo a sistemare. Notate che tra l'altro nella scelta corretta in questo caso non abbiamo il giustificato. Il giustificato è vero che conferisce, se vogliamo, un carattere che sembrerebbe più ufficiale al documento, però laddove non c'è una sillabazione come in questo caso, può creare dei problemi nella gestione, proprio nella leggibilità del testo da parte delle persone persone ipovedenti. Scusate, questo era titolo 2, sì. Perché? Perché loro usano gli ingranditori e laddove ci sono parole un po' lunghette, finisce che rischi di avere delle lacune bianche, che rendono faticosa la lettura alle persone ipovedenti. Per cui, dal punto di vista della stretta accessibilità, è consigliato usare sempre l'allineamento cosiddetto a bandiera. Andiamo anche a marcare valutazione di sistema fino a che arriviamo finalmente non più a 1, 2, 3, 4, 5, cioè a sottotitoli del gruppo A, ma troviamo un nuovo titolo, in questo caso criteri generali. Questo B, criteri generali, sarà fratello di questo A1, di questo, scusate, A, priorità strategiche. Questo cos'era? Questo era un titolo 1. Benissimo, allora anche quel B dovrà diventare un titolo 1. Andiamo a darglielo. Vedete che si mantiene esattamente lo stesso tipo di, diciamo, stile. Lo stesso varrà per C e poi, ecco, ormai che abbiamo capito, potremmo andare
fino al termine di tutto il nostro documento, anzi forse non abbiamo altri. Bene, fatto questo, il nostro documento è stato strutturato, è stato anche, diciamo, aggiustato dal punto di vista di una migliore leggibilità. A questo punto lo possiamo salvare nel nostro formato DT, documento ok, chiamiamolo, ho fatto un po' di prove per cui ogni tanto cambio il nome del file, poi naturalmente troverò n prove simili e andiamo adesso però finalmente ad esportarlo nel formato PDF. Quali sono gli elementi più importanti? Al di là che vedete che c'è nelle possibilità anche il PDFA, sicuramente il PDF con tag e sicuramente l'esporta segnalibro. Segnalibri sono assolutamente fondamentali per poter poi ottenere un PDF che abbia delle caratteristiche di facilità di scansione, come vedremo. Lo esportiamo. Anzi, prima di esportarlo, vediamo se era stato spuntato. Ecco, visualizza il PDF dopo l'esportazione. Perfetto. E andiamo un po' a vederlo, questo nostro PDF. Ecco, vediamo che questo nostro PDF ha un grado di leggibilità, direi buono, no? Forse avremmo potuto anche aumentare un po' il carattere, forse il carattere potremmo metterlo anche, questo qui fosse un calibri, metterlo open sans, sarebbe stato ancora più leggibile. Comunque, direi che complessivamente la leggibilità ne ha guadagnato, però non è ancora perfetto dal punto di vista della, diciamo dello scorrimento un po' delle sue varie parti, non ha tra l'altro un sommario che potevamo fare, ma questo non ce l'ha. E se andiamo a cliccare in corrispondenze di segnalibri, non li troviamo. Come vedete, qua non ci sono. Allora andiamo a vedere nelle opzioni cosa possiamo fare. Nelle opzioni c'è comando nuovi segnalibri dalla struttura. E qua ci dice cosa vuoi tenere nella struttura. Titolo, facciamo i primi quattro fino a leading 2. Ok, vedete qua è venuto un senza titolo perché forse ho messo quel titolo H, non importa. Proprietà strategiche, sistema nazionale, il nostro titolo del documento. Ed ecco che noi a questo punto possiamo andare da una parte all'altra. Passare appunto all'interno del nostro documento e quindi questo ci ha favorito enormemente nella facilità di scorrimento delle informazioni, perché invece che farci ogni qualvolta che noi abbiamo un PDF una lettura sequenziale, siamo nelle condizioni invece di passare da una parte all'altra utilizzando appunto questo segnalibro, questo diciamo sistema di segnalibri.